Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale, io sono Emanuela e oggi vi farò vedere all'opera, questo è il look finito, tanti prodotti che mi sono piaciuti in questi primi 6 mesi del 2023. Ci sono prodotti usciti proprio quest'anno, ci sono prodotti che ho provato ma non sono recenti, magari erano usciti negli anni passati, però io ho provato quest'anno. Quindi ve li voglio far vedere, anche perché sono prodotti che mi avete visto utilizzare sul canale in altri video, non tutti, forse due o tre no, ma ve ne parlerò, quindi anche per dimostrarvi che sono prodotti che nel tempo mi sono piaciuti veramente. Se avete visto delle recensioni positive all'inizio, sappiate che ancora penso la stessa cosa su questi prodotti, quindi li utilizzo spessissimo, creo tantissimi look. Peraltro i prodotti per la base sono una combinazione perfetta, soprattutto con questo caldo, perché in questi giorni, almeno qui da me ma in tutta Italia, ci sono 1000 gradi all'ombra. Oggi è il primo giorno leggermente più fresco, quindi la temperatura si è abbassata, ma ci ha fatto davvero penare, quindi mi sono messa davanti alla videocamera anche per questo, altrimenti non avrei avuto il coraggio. Vi lascio quindi al video, spero che il look già vi piaccia e ora vedrete come l'ho realizzato. Iniziamo dal primer. Uno dei miei preferiti di quest'anno è sicuramente l'IRL Skin Filter Pore Blur Primer di Revolution. Un primer che fa sparire praticamente i pori e mi mantiene la pelle opacizzata per tantissime ore. Un primer che funziona sotto tantissimi fondotinta, quindi entra di diritto a far parte dei prodotti preferiti di questa prima parte dell'anno. Un primer che vi consiglio soprattutto se avete la pelle mista o grassa come la mia, insomma. Poi metto un correttore, nella fattispecie un correttore aranciato per coprire un po' di occhiaie. E uno di quelli che mi è piaciuto di più è sicuramente questo di Maybelline, il Superstay 30 ore concealer, che io ho nella tonalità 30. Un correttore leggero ma coprente, che non si sposta, quindi dura tantissimo, non va nelle pieghe. Nonostante ecco, sia leggero, fa ciò che promette, cioè copre bene le occhiaie, in questo caso le occhiaie, perché è una tonalità leggermente aranciata. Potete vedere che è bastato comunque poco prodotto per coprire il grosso delle occhiaie, quindi con una base anche super leggera questo prodotto è fantastico. L'unica cosa probabilmente è che su una pelle molto sensibile, non su una pelle, con degli occhi molto sensibili, questo correttore vi potrebbe dare leggermente fastidio, perché appena lo mettete sentite un pochino l'odore di alcol, anche se poi è un effetto che dura pochissimo. Comunque i prodotti invece tipo fondotinta, perché io non ne uso fondotinta, che mi sono piaciuti di più in assoluto sono questi due. Quello di L'Oreal, il True Match Nude Plumping Tinted Serum, che io ho nella tonalità 4-5 medium, ma che ho praticamente finito, quindi non ve lo faccio vedere semplicemente perché è finito, però questo è davvero bellissimo. L'ultima volta che l'ho messo comunque faceva già caldissimo e mi è durato tutto il giorno, soprattutto con questa combinazione di prodotti che adesso stiamo per vedere. Quindi oggi andrò a utilizzare un altro dei miei preferiti che ho provato quest'anno ma non è di quest'anno, cioè l'Essence Soft Touch Mousse nella colorazione 03 Matte Honey, un prodotto che io vado a mettere col pennello, è una mousse chiaramente. Ve ne ho parlato diverse volte, è stata una scopertona di quest'anno perché è un prodotto bellissimo, super leggero, diciamo che fa l'effetto di
uniformante per la pelle, non è un fondotinta, che dura tantissime ore, soprattutto con questo primer, ma in generale con tutti i primer, e non ha bisogno di molta cipria per essere settato, perché si autosetta praticamente. Addirittura questa tonalità comincia a essere leggermente chiara, ci vorrebbe il numero 4, quindi lo comprerò sicuramente, perché sarà uno dei prodotti che porterò con me in vacanza, perché mi dà proprio certezza, ok? Mi mantiene la pelle bella comunque tutto il giorno. Per andare a illuminare il contorno occhi vado a utilizzare questo, la IRL Filter Finish Soft Matte Concealer. Io ce l'ho nella tonalità C6, che è una tonalità illuminante. Vado a mettere questo, che mi è piaciuto tantissimo questo correttore, nonostante non sia leggero, o meglio, cioè è molto coprente, ma io ne vado a mettere pochissimo, perché la cosa che mi piace di più è il fatto che non ci sia bisogno di molta cipria. Forse proprio perché è un soft matte, diciamo che si setta abbastanza bene da solo. Io ne vado a mettere giusto un velo per essere sicura del risultato. L'ultimo prodotto in crema che vado a mettere è questo, sempre di Revolution, Cream Bronzer. Ultra Cream Bronzer nella tonalità light. Se vi ricordate, lo avevo comprato nella tonalità più scura, quindi la medium, però quella, a differenza di questa tonalità, dà l'effetto di contouring, che a me non piace, e quindi ho comprato questa più chiara, che va benissimo ancora, e la vado a mettere con il pennello di Essence. Ma è bello, è un prodotto bello anche con la spugnetta, insomma si stende molto facilmente, è uno dei bronzer in crema più belli secondo me nella fascia soprattutto economica, ma non è bello perché è economico, è bello perché è proprio bello. Come vedete si è sfumato immediatamente, è molto sottile sulla pelle e non è una tonalità fredda. Vedete che con l'abbronzatura questo bronzer in crema crea un effetto molto naturale sulla pelle. Andiamo a fissare il tutto con una cipria, e una di quelle che mi è piaciuta tanto è questa, sempre di Revolution, cioè sarà un caso, ma ha fatto dei prodotti che quest'anno ho amato, e questa è Revolution in collaborazione con Fortnite, quindi è la collezione uscita non molto tempo fa peraltro, e si chiama Peely Banana Powder. Come vi dicevo la prima volta, l'unica cosa che mi piace poco è il tappo, perché è piccolino, quindi quando vado a mettere il prodotto nel tappo, a parte che ne esce tanto, faccio fatica poi a prelevarlo, ma a parte questo insomma non ha altri difetti, perché mantiene la pelle opacizzata, ha un odore molto sintetico di banana, molto chimico, però è un odore che va via subito, quindi fa niente. Non mi secca il contorno degli occhi, e ripeto, mantiene la pelle opaca abbastanza. Quindi come vedete ho settato il correttore, ma un velo di cipria, la zona T, e poi con un pennello vado a prendere il prodotto che mi è rimasto qui nel tappo e faccio una spolverata, ma proprio sottilissima, leggerissima, su tutto il resto del viso, perché la mousse di Essence veramente non ha bisogno di essere settata, ma siccome deve uscire e fa caldissimo, ecco, voglio avere giusto un po' di sicurezza in più. Uno dei miei bronzer preferiti provati nel 2023 è questo di L'Oreal.
Infallible 24 ore Freshware Matte Bronzer, quindi come dice il nome è un bronzer completamente matte, molto bello, che io ho nella tonalità 450 Deep Tan. Chiaramente in descrizione trovate tutti i prodotti con relative colorazioni. Vado a metterlo, se trovo il pennello, eccolo, vado a metterlo praticamente dove ho già messo il bronzer in crema per accentuare il colore. Si sfuma benissimo, è sottilissimo sulla pelle, l'unica pecca è che spolvera leggermente, ma la colorazione è davvero bella. Peraltro è modulabile, quindi potete giocare un po' e costruire le ombre a vostro piacimento. Quindi questa è la base. Bronzer che vi straconsiglio, ci sono tante colorazioni peraltro, quindi potete sicuramente trovare quella giusta per voi, soprattutto se vi piacciono i bronzer sottili, effetto matte, molto setosi però sulla pelle, non è un matte polveroso, riuscite a vedere che la pelle comunque rimane non luminosa, ma naturale, naturalmente luminosa. Per ciò che riguarda blush e illuminante, cioè non posso che menzionare la palette di NYX in collaborazione con Avatar, uscita quando è uscito il film Avatar Pandora's Paradise. Questa è la palette, quindi ci sono diverse colorazioni all'interno, ma sicuramente quelle che mi piacciono di più sono queste due. Ve le ho fatte anche vedere ultimamente, ve le ripropongo perché sono davvero molto belle. Quindi vado a prendere il blush che ho scoperto essere un cream to powder dopo averla utilizzata più e più volte, col dito direttamente vado a metterlo sulle guance. Dà un effetto glitter, quindi se non vi piace non è proprio la palette per voi. Questo è un topper fondamentalmente che io vado a utilizzare da solo, ma anche gli altri blush sono molto belli. L'illuminante invece vado a prenderlo con un pennello, è una formula sempre cream to powder, e questo pennello di Essence che si chiama Highlighter Brush è davvero perfetto per prelevare questo prodotto, e sarebbe perfetto anche per prelevare questo, quindi per i prodotti cream to powder è bellissimo. Quindi riuscite a vedere, molto bello. Quindi se la trovate questa palette ve la super consiglio perché è davvero bellissima. Peraltro la trovate sicuramente in sconto, quindi non costa tantissimo e vi portate a casa 4 blush diciamo matte e questi due, un topper per il blush e un illuminante, davvero meravigliosi. Passando invece al setting spray, perché adesso vado a settare un po' la base e a rinfrescarmi, soprattutto vi voglio menzionare questo di Revolution. Dov'è? La scritta non si vede. Qua. IRL All Day Filter Mattifying Fixing Spray. Allora, ok, l'ho shakerato abbastanza. È uno spray che mantiene la base opacizzata, quindi così c'è scritto e questo fa. Parliamo di uno spray fissante, opacizzante, perfetto per pelli miste, diciamo, non so, grasse, ma diciamo miste, che trovate facilmente, credo anche da OBS, perché Revolution viene rivenduto anche lì, che vi consiglio proprio adesso che è estate, perché funziona davvero
Benissimo. Prima di parlare dei prodotti per gli occhi, vi voglio far vedere dei prodotti che non vi ho mai nominato, ma che sto utilizzando da diverso tempo. Li ho testati per bene, perché ne ho sentito parlare, soprattutto di uno, molto molto bene, da tantissime persone. Sono prodotti non nuovi, ma che io ho provato quest'anno. E sto parlando del Brow Styling Soap Set trasparente di Essence, quindi questo prodottino okay, che ha il suo pennellino, quindi è una cera trasparente che voi andate a bagnare, prelevate col pennello e poi facendo prima il contropelo e poi alzando il pelo ricreate proprio l'effetto di sopracciglia belle, alzate, definite. Soprattutto se ne avete tante, questo è un prodotto secondo me che costa pochissimo e vale la pena provare, perché dà un bellissimo effetto. Io ho quattro peli in croce, però quelli che ho comunque sono lunghi, me li alza per bene, non so se si vede, cioè questi qua sono i miei, li alza per bene. Io poi vado semplicemente a riempire, però non con le polveri, perché ho provato con le polveri, quelle di Essence, di Astra, scusate, però mi dà un effetto un po' impastato, quindi non mi piace. L'ideale è o una matita per le sopracciglia, e io sto usando queste di Essence, Micro Precise Eyebrow Pencil. Ne ho comprate due perché costano davvero pochissimo, cioè la numero 3 Dark Brown, la numero 5 Black Brown, quindi anche per creare zone più chiare, zone più scure, chiare, cioè delle zone ancora più scure. Quindi ripeto, questo prodotto va bene o con delle matite di questo genere, con la mina, con la micro mina, oppure credo con i pennarelli per le sopracciglia, tipo quello di NYX, che mi piace tantissimo, che dico sempre di dover comprare e ancora non l'ho trovato nella colorazione Espresso. Quindi non mi ricordo se quello l'ho provato quest'anno o l'ho provato già alla fine dell'anno scorso. Comunque quello è uno dei prodotti per sopracciglia che mi piacciono di più. Passiamo quindi agli occhi. Come primer quest'anno ho provato questo di Essence, l'eyeshadow primer. È uscito nella collezione in collaborazione con Disney, The Lion King. Un primer praticamente trasparente che però mi fa durare qualunque ombretto, quindi qualunque formula, tutto il giorno. Lo vado leggermente a shakerare prima di stenderlo sulla palpebra, perché ho notato che soprattutto adesso che fa caldo diventa leggermente troppo oleoso, è come se si separasse un po' nel tubetto. Ne vado a mettere anche poco perché non ne serve una quantità eccessiva. Vi ricordo che oltre ad avere la pelle mista ho anche la palpebra oleosa, quindi per me questo primer funziona benissimo. Provatelo, cioè costa davvero pochissimo, non so se è uguale a quello che è in collezione permanente, comunque questo è uscito recentemente, perciò ancora credo che possiate trovarlo, perché Essence non a livello di Revolution ma sforna parecchie collezioni. Quest'anno ho provato diverse palette di diversi brand, più costose, più economiche, ma quelle che vi voglio far vedere oggi sono state due scopertone, peraltro non molto datate, nel senso che risalgono a un mesetto fa, se non sbaglio, quindi rientriamo comunque nella prima parte del 2023. Una un pochino più costosa e un'altra davvero economica. Quindi la prima è questa di Revolution in collaborazione con Fortnite. Ho comprato anche quella rossa, ve la farò vedere qualche altro giorno. E questa non lo so come si chiama, però non me lo ricordo, guardate in descrizione per il nome, perché qua non lo vedo, non me lo ricordo e non c'è scritto. Comunque questa qua è quella con le tonalità viola azzurre. E poi l'altra che vi voglio far vedere è questa di Laila, la You Are a Rarity Trichromatic Experience.
sono due palette completamente diverse. Questa è bella soprattutto per i matte e poi ha questo colore meraviglioso, ok? Questa chiaramente matte ne ha pochi, ma ha tanti bellissimi colori speciali all'interno. È una palette che vi voglio far rivedere perché davvero si possono creare tantissimi look, e se ancora non l'avete provata e la volete provare, fatelo. Cioè, investite su questa palette che ha una trentina di euro, adesso trovate su Amazon, perché è davvero bellissima. Sono belli sia i matte che tutti questi colori meravigliosi, luminosi. Ci sono queste texture speciali, come vi dicevo, ve l'ho fatta vedere in un altro video, quindi sapete che ci sono alcuni colori che hanno tantissime sfumature all'interno, e quindi oggi la mettiamo di nuovo all'opera. Perché la in combinazione? Perché di questa mi piacciono tantissimo i viola, e questa ha dei matte tutti molto marroncini, cioè tipo questo che è il colore della mia pelle, forse adesso è ancora più chiaro della mia pelle, ha questo colore scurissimo che è molto bello, però con tutti questi bellissimi colori all'interno colorati mi serviva una base su cui lavorare più colorata, quindi vado a prendere i viola di questa palette e direi di iniziare, perché il primer adesso può accogliere gli ombretti, perché io aspetto sempre almeno un minutino prima di stendere gli ombretti. Quindi vado a mettere i due viola, questo e questo qua, nella piega dell'occhio, questo più scuro all'esterno e questo fino all'angolo interno. Dopo aver messo i due viola, vado a prendere la palette di Laila e vi voglio far vedere questo bellissimo colore. Questo, vedete, va dal viola al verde, è meraviglioso. L'altra volta abbiamo provato questo che ha una tonalità leggermente diversa comunque, e oggi vi voglio far vedere questo assolutamente. Lo vado a prelevare col dito. E lo vado a mettere quasi fino all'angolo interno, perché è una meraviglia su tutta la palpebra. Non vado a mettere glitter primer, non vado a mettere nulla. Con un pennellino piccolo vado a prendere il colore scurissimo della palette, questo matte, e ne vado ad aggiungere pochissimo, veramente pochissimo, solo nella parte più esterna, ma potete anche non farlo, è bastano i viola che abbiamo messo. Quindi sempre col dito vado a prendere invece questo verde, quasi verde oliva, però più chiaro. Oddio, no, non è proprio verde oliva, comunque è un verde bellissimo, vedete? E lo vado a mettere fino all'angolo interno. Questo è l'effetto dei due colori, quindi verde viola che va a finire nel verde. Vediamo se come l'altra volta riesco a farvi vedere le varie sfumature. Spero di esserci riuscita, perché vi assicuro che è bellissimo. Per la rima inferiore invece vado a utilizzare questo bellissimo viola e lo vado a mettere quasi su tutta la rima inferiore, però spruzzo il pennello. Nella parte più esterna invece vado a mettere il blu e lo porto anche fuori, quindi
una sorta di codina con lo stesso pennello. Con un pennello più piccolo vado semplicemente a portare il verde anche nella rima inferiore, nella prima parte dove incontra il viola. Chiaramente lo spruzzo. Però queste due palette, insomma, ve le consiglio entrambe e poi vi consiglio sempre di non fermarvi a una sola palette, unite quelle che avete perché, come potete vedere, si creano delle combinazioni ancora più interessanti. Allora, per ciò che riguarda l'eyeliner, ve l'ho fatto vedere diverse volte, ve ne ho parlato diverse volte e parlo dell'eyeliner Weibo Million Dollar Black Eyeliner che mi hanno mandato in omaggio dal sito di Pink Panda con un ordine, ma mi è piaciuto davvero tanto, quindi metto questo e poi parliamo un attimo di un mascara. Quindi steso in 2 secondi netti e ora parliamo del mascara. Non ve ne ho mai parlato, credo, almeno non ho memoria di averlo fatto, del Telescopic Extra Black Mascara di L'Oreal. Io ho comprato questo per sbaglio, facendo un ordine, se non sbaglio era quello su Look Fantastic, convinta che fosse quello nuovo, invece questo credo che sia quello vecchio. Perciò ho comprato anche quello nuovo, cioè il Telescopic Lift. Vedete che hanno i pack comunque diversi. Qua se ne sono andate anche le scritte perché è quasi finito. Allora, io tra i due vi consiglio questo vecchio. Questo ha uno scovolino molto particolare, da un lato piatto, tutte e due nella stomaca, da un lato piatto e dall'altro lato ci sono delle setole, cioè delle setole, delle puntine molto piccole. Questo invece, quello vecchio, vi faccio vedere la differenza, ha uno scovolino molto piccolo come vedete, ma diverso comunque da questo. Questo qui fondamentalmente non mi piace, quindi il Telescopic Lift, di cui sento parlare molto ma molto bene, non mi piace perché mi appiccica un po' le ciglia, non riesco a dividerle molto bene, si secca subito, cioè, o meglio, si asciuga subito, quindi va lavorato proprio molto in fretta. Invece questo è bellissimo, fa delle ciglia molto belle, le allunga, le separa, le apre, dà volume, tutto quello che è richiesto ad un mascara. Quindi ora lo metto e vi faccio vedere l'effetto. Quindi questo è l'effetto del mascara. Come potete vedere, comunque le ciglia le allunga per bene, anche se non ne ho proprio bisogno, ma mi piace perché le apre, si lavora facilmente e si lavora con calma, non come questo che invece dopo un minuto già si asciuga e quindi poi dà quell'effetto alle ciglia che non mi piace per niente. Allora, sulla rima inferiore non ho messo mascara perché mancano due prodotti per gli occhi, cioè la matita che metto all'interno dell'occhio. Ho scelto una matita bianca, questa è di Revolution, fa parte del set dove c'erano diverse matite colorate, più una bianca e una nera. È una matita bianca meravigliosa, cioè credo la più scrivente matita bianca che io abbia mai provato. Quindi vedete quanto è bianca, quanto è scrivente. Io faccio due passate, quindi faccio asciugare un po' e poi passo di nuovo con la matita. Ho messo la matita bianca, potevo metterne una verde, una lilla, insomma, di tanti colori, visto anche come sono vestita, però ho scelto la matita bianca perché voglio farvi vedere questo prodotto, un prodotto che ho scoperto all'inizio dell'anno. Lo avevo comprato in una colorazione sbagliata e ho comprato un mesetto fa, un paio di mesi fa, questa, la colorazione giusta, che era quella che volevo all'inizio. Da un lato c'è l'eyeliner che ora andiamo a mettere e dall'altro lato c'è il mascara, che è quello che vado a mettere sulle ciglia inferiori, un po' come facevo quando ero più giovincella e usavo il mascara blu.
Quindi con l'eyeliner bianco vado praticamente a prolungare la matita bianca che ho messo all'interno dell'occhio e poi vado a mettere tanto mascara blu sulle ciglia inferiori. Spero che riusciate a vedere il colore del mascara, che è un blu elettrico, proprio come quando avevo, non so, 18-19 anni. Allora, effetto, mi piace tanto. E gli ultimi due prodotti sono per le labbra e parlo della matita di Essence, la 8 ore Matte Comfort Lip Liner nella colorazione, chissà, 02 Silky Hazelnut, che è leggermente nude rosata. Io avevo comprato un'altra colorazione, mi è piaciuta talmente tanto che ho comprato anche questa. Quindi vado a mettere questa matita che non è di quelle temperabili. Quindi, come vedete, molto colore delle mie labbra, però un pochino più bello. E sopra vado a mettere uno dei prodotti top di questo 2023 finora, che è il NYX Fat Lip Drip Oil, oppure Lip Drip Fat Oil, non lo so, nella colorazione 04 That's Chic, Fold 04 That's Chic. Questa colorazione bellissima, è un lip oil fantastico, costa davvero pochissimo, peraltro piccolino, quindi anche per la borsa è perfetto. Come potete vedere sembra scurissimo, ma poi è quasi trasparente. Dalle labbra quella colorazione leggermente prugna. Niente di così scuro come sembra. Un prodotto che mi è piaciuto tantissimo, più lo utilizzo e più mi piace, quindi ve lo volevo farvi vedere. Spero quindi che il look vi sia piaciuto. Sono tutti prodotti che ho utilizzato tantissimo e che continuerò a utilizzare perché sono state delle bellissime scoperte, alcune comprate ma mai provate perché non sono uscite quest'anno, altri prodotti invece sono proprio nuovissimi, quindi li troverete sicuramente con molta facilità o magari già ce li avete. Ci vediamo quindi al prossimo video. Ciao!